Ciao a tutti gli amici di Tredanni.it, oggi vi parlo dello zaino Camelback Octane 25. Uno zaino adatto alle gare da tre anni endurance oppure ad attività di trekking, fast packing, speed hiking, come lo volete chiamare, di più giorni sui sentieri in grande autonomia, perché vi permette veramente di caricare tanta roba in maniera molto equilibrata grazie agli spallacci anteriori, che sono quelli tipici di uno zaino da trail running, che vi permettono di caricare parecchie cose, quindi di riuscire a mantenere un equilibrio di carico tra la parte anteriore e posteriore, avere una grande capacità di scarico del peso anche sul torace, sui fianchi grazie al cinturino, in modo da non sovraccaricare le spalle o la schiena, e quindi vi rende, vedete, la corsa facile perché molto stabile grazie alla possibilità di regolare, come tutti gli spallacci, sia per quanto riguarda la compressione laterale che quella anteriore, con le stringhe che possono essere spostate lungo la parete degli spallacci qui a seconda della vostra particolare esigenza. Spallacci molto capienti, come potete vedere abbiamo due vani porta softless da mezzo litro e ulteriori vani intermedi qui dove poter mettere parecchia riserva alimentare. Qui ci ho messo tre barrette, cioè tre confezioni, potevano starcene anche un'altra, così come qui ho messo 1, 2, 3, 4 gel, ce ne poteva stare anche un altro, qualche busta di sale, quello che preferite. Qui ho un ulteriore vano, piccolo vano, dove volendoci si può mettere qualcos'altro. Qui invece una tasca zippata, molto utile, il fatto sia anche zippata perché molto capiente e protettiva. Ho messo la lampada frontale e le pile di ricambio, se vi trovate nella notte all'improvviso l'avete a portata di mano. E qui, vabbè, nelle tasche ampie dei cinturini abbiamo la possibilità di caricare lo smartphone o un GPS portatile, e di qua sempre altre barrette, riserva alimentare. Insomma, se avete fame o sete, qui davanti avete gran possibilità di carico e molta funzionalità. A parte qui laterale abbiamo delle tasche, vedete, e anche qui ci ho messo ulteriore borraccia, magari più difficile da prendere così, però insomma, ecco qua, ho preso una borraccia e ce ne sta un'altra da questa parte, e poi ora andiamo a vedere un po' com'è fatta la sacca posteriore. Togliendoselo, mettiamo un po' il banchetto di carico e ora vi faccio vedere tasca. Allora, qui abbiamo detto tasca, ganci per portare bastoni, è una tasca qui molto ampia, serve il tessuto mesh molto elastico. Qui, se avete usato una giacca antipioggia e ha smesso di piovere, ve la togliete, la infilate qui, e lei può stare bagnata, a asciugare, insomma, senza andare a bagnare il contenuto dello zaino, il tessuto lo protegge dall'umidità. Ora, la sacca, abbiamo due scompartimenti. Lo scompartimento è a contatto con lo schienale, con una zip superiore, dove ci potrebbe andare la vescica idrica da 3 litri. Bene, io l'ho usata diversamente, ci ho messo pentolino, fornellino a gas e il gas, se voglio farmi da mangiare, e ci ho messo la mia tenda la mia Lunar Six Moon Design da 650 grammi, e ci ho messo anche un telo di quelli un po' più spessi, un telo protettivo da mettere sul fondo della tenda, tra il fondo e il materassino, per avere una maggior protezione termica dal fondo freddo eventuale del pavimento. Qui ho picchetti e cordicelle anche, quindi un vano molto capiente, e che col fatto di avere una tenda morbida fa diventare questo schienale, come vedete, un vero cuscino. Quindi avrete sulla schiena uno schienale che si modella sul corpo ed ha quasi una funzione ammortizzante rispetto a quello che è il carico. Quindi tanta comodità, tantissima comodità di esercizio. Ed ecco, ora passiamo a vedere un po' la sacca, che ha l'apertura perimetrale con una zip a doppio cursore, molto utile. Questo tipo di apertura
apertura è la mia preferita perché permette di aprire, di sdraiare lo zaino, di aprirlo verticalmente e di caricarlo in maniera che si può veramente osservare dove caricare, come caricare al meglio delle proprie preferenze. Su questa coperchia abbiamo una tasca con zip, ci ho messo il kit di emergenza, come vedete ci sta altra roba. Poi a contatto ci ho messo piumino Primaloft Ferrino Saguaro, sempre utile da portare sia per la vita quando smettete di correre e magari andate a un rifugio, è fresco, vi mettete, ma comunque in caso di emergenza piumino in Primaloft fa sempre comodo. Questo saguaro è molto molto valido. Poi ho una Benslayer superiore della banda beige, il mio preferito, e dei pantaloni da poter mettere della Revolution in lana merino, se vi fa fresco anche durante la corsa o durante la notte in tenda, fa comodo, comodo anche questo per tenere al caldo le gambe che magari sono anche stanche, dovete tener conto anche di questo. A fine serata avete fatto 70 km, vi riposate, se avete un po' quella sensazione, un po' tenete le gambe al caldo, può aiutare. Poi, sempre in questo mano, ho il Ferrino Lightech 550, un sacco a pelo dalle dimensioni contenute, con zona comfort minima 10 gradi, può andare bene anche in autunno, se avete anche un Debeslayer sotto con cui dormire, abbastanza protettivo, leggero e, la vedete, non occupa tanto spazio. Poi sulle pareti laterali della sacca abbiamo due tasche molto ampie, in cui ci ho messo in una la giacca antipioggia Patagonia Storm Racer e i pantaloni antivento Houdini, sempre di Patagonia. Ah già, il materassino gonfiabile Camp Lightmax. Non volete star comodi mentre dormite? Bene, un materassino vi migliora tanto la vita. Certo, si può dormire anche per terra, ma ragazzi... Qui abbiamo la sacca interna, vi faccio vedere, quindi queste due tasche laterali dove abbiamo due capi di abbigliamento e poi diversi vani interni con tasche elastiche col bordo contenitivo compressivo che vi permettono di mettere altre cose. In questo momento io qui ci ho messo un telo giusto per farvi vedere la dimensione come larghezza, ma insomma ve le gestite come meglio vi pare. In questo momento non avevo altro da metterci, ma sicuramente se vi serve ci sono, è importante ci siano. Insomma, questo zaino è veramente uno zaino ben strutturato, stabile, che prende veramente la vostra forma del torace, rimane stabile durante la corsa, riesce a scaricare molto bene il peso, ad essere molto funzionale, a caricare tanta roba. Insomma, questo zaino è sicuramente quello più adatto all'attività sui sentieri a più alta velocità, proprio per la sua struttura molto stabile e capace di scaricare bene il peso e quindi ad accompagnarvi nella corsa in maniera... Wow, e anche prima con 5 kg, erano anche di più, quasi 6, riusciva a essere veramente stabile, a non muoversi, vi assicuro, potete portarlo un'intera giornata, intere giornate sui sentieri e non vi affatica. Camelback Octane 25.